discorsi vi fanno venire la barba, non è vero? Avete già abbastanza dei discorsi, ne avete sentiti tanto. Io vorrei fare con voi quello che ho fatto quando io per 8 anni sono stato presidente della Camera e quello che faccio adesso al Quirinale. Io ho già ricevuto alla Camera 55.000 studenti in 8 anni, di tutte dalle elementari su fino all'università, di tutte le regioni d'Italia. Al Quirinale siamo già 29.000 in 2 anni. E allora che cosa faccio? Questo, che gli studenti rivolgono delle domande a me e io rispondo, anche delle domande imbarazzanti, impertinenti. Io mi chiamo Pertini. Non dovete badare ai vostri insegnanti e ai vostri professori, perché ormai loro non c'entrano, a loro non diamo la parola e la parola è a voi. Rivolgetemi queste domande, mi metterete un po' in imbarazzo, forse metterete più in imbarazzo i professori e i miei collaboratori di me. Avanti. Vieni. Come ti chiami? Siamo Beppe. Beppe, oh, piacere, io Sandro. Siamo... Ho fatto una mostra in pertinente, poi la vedo. Le domande che le faremo sono anche su alcuni dei cartelli che ci sono rimasti. Sono cartelli un po' sono provocatori. Impertinenti. E bravo. E poi Io le vorrei fare una domanda diciamo di politica nazionale, sì. Che è questa: secondo lei com'è possibile continuare ad ottenere la fiducia ed il consenso della cittadinanza attorno ad un'organizzazione statale che ci presenta in questi giorni, ma ormai da molti anni, uno scandalo come quello del petrolio che vede direttamente colpiti politici molto importanti, hai capito? Ma hai già detto tutto. Ecco, io sì, ci sono adesso qui, stanno indagando e tu mi hai fatto proprio la domanda più impertinente che tu mi potessi fare, no? Stanno indagando e la giustizia sta indagando e quindi io non posso dare un giudizio finché la giustizia e la magistratura non avrà compiuto tutta la sua indagine e il suo dovere. Ecco, succedono sì degli scandali che sono accaduti. Io sono in Parlamento da tanti anni, non direi solo nella classe politica che accadono negli scandali, accadono un po' dappertutto negli scandali. Ebbene, io li ho sempre condannati questi scandali, però vedi, ti posso dare del tu, no? Diavolo, sei giovane, beato te. Se tu mi dessi la tua età, io ti darei senz'altro la mia carica di presidente. Vedi, però, io da tanti anni sono, dal 1946, sono alla Camera dei Deputati, poi sono stato anche al Senato per 5 anni, poi sono stato vicepresidente, presidente della Camera. Bada che la stragrande maggioranza degli uomini politici sono onesti, lavorano con le mani pulite. Io posso accertarlo, non è vero, che ci siano delle eccezioni e questo poi lo vedrà la magistratura ed è già stato visto anche dalla magistratura ed sono stati accertati. Ma voler coinvolgere tutti, non è vero, questo sarebbe un errore, perché vedi, anche nei giovani ci sono di coloro che hanno deviato e stanno deviando, che usano la violenza e il terrorismo, e sarebbe veramente uno sciagurato quell'anziano che dicesse io non credo più nella gioventù italiana. Io invece credo nei giovani, io nonostante che ci siano queste deviazioni nei giovani, nonostante che ci siano questo margine, che sono semplicemente una frangia, non è vero, che si danno alla violenza, altri che si danno alla droga, io credo fermamente nei giovani
e se non credessi nei giovani dovrei disperare dell'avvenire del popolo italiano, perché non lo rappresentiamo più noi, ma lo rappresentate voi. E allora, come io non faccio di ogni erba un fascio e non dico che tutti i giovani sono dei violenti o tutti i giovani dei drogati, e non bisogna che tu dica che tutti gli uomini politici, non è vero, hanno fatto scandalo, hanno compiuto atti scandalosi. Vi sono degli uomini politici che hanno pagato e sono stati messi in disparte. Se la magistratura accerterà delle colpe, stai certo che gli stessi partiti saranno i primi a mettere ai margini queste cose. Però io sono d'accordo con te, cioè credo che tu sia d'accordo con me, adesso ti precedo, che le nemiche prime della democrazia sono la viltà e la corruzione. Se si vuole che una democrazia possa vivere e prosperare, bisogna dare il bando alla viltà e alla corruzione. Non sei soddisfatto? No, non sei. Un momento, non sei soddisfatto? Anch'io alla tua età non ero soddisfatto quando mi dicevano. No, sono d'accordo. Anche tu la pipa. Ma quella lì è una po', Dio, che misera. C'hai la barba, c'hai i capelli lunghi. E c'hai una pipa, che santo Dio. No, non va bene. Te la manderò io. Non la vuoi. Ah, non la vuoi. Perché? Perché dici quelle lì, allora tienta. No, io non vorrei rubare poi altro tempo ad altri studenti. Comunque io sono d'accordo sul problema, su quello che lei ha detto. Sì. Infatti io non avevo fatto tutta un'erba un po' già. Io ho detto politici influenti, ossia persone... Beh, quello se la vedranno un po' i partiti che devono fare pulizia anche nel loro senso. E poi la vedremo, sì. Io ho molte colpe, ho commesso degli errori, qualche errore l'ho commesso. Tu capisci che chi cammina può inciampare qualche volta, no? Ma l'essenziale è rialzarsi e riprendere sempre il giusto cammino, quello che ho fatto nella mia vita. Soltanto chi sta seduto non cade mai, ma io ho camminato nella mia vita, avevo 18 anni quando mi sono messo a camminare giovanotto. Quindi siamo d'accordo, mi pare. Sei soddisfatto della risposta? Ma l'hai detto a metà all'altro. Ma tu vorresti che... L'unica riserva che deriva dal fatto che purtroppo non abbiamo il tempo per fare un discorso più approfondito su questi problemi. Mi dispiace soltanto di questo, magari se abbiamo la possibilità... Sì, ma è bene, se vieni a trovarmi a Roma... E allora vieni a trovarmi alla Quirinale, vieni a colazione da me e approfondiremo tutto quanto. Siamo d'accordo? Ciao. Sì, fammela, l'hai scritta già? Sì, me l'ho scritta. Dunque. Appunto, lei in qualità di combattente della resistenza, appunto lei come strenuo difensore delle libertà e della democrazia e soprattutto come socialista, pensa che i valori e le aspettative emerse nella lotta partigiana per la costruzione di una società più giusta, antifascista, siano state dalle forze politiche istituzionali pienamente realizzate? No, te lo dico, no, te lo dico con tutta franchezza, no? Allora nel nostro animo ardevano molte speranze, no? E molte di queste speranze si sono spente nel nostro animo, è chiaro? Sai, la vigilia di una lotta, la vigilia, è sempre, direi, più esaltante di quando viene poi la vittoria e di quando la lotta si è conclusa. Perché? Perché molte di queste speranze sono cadute dal mio animo, si sono appassite. Però c'è questo, che è vero, che non tutte le speranze si sono realizzate, non tutte le speranze si sono realizzate. Ad esempio, una delle speranze che noi avevamo nel nostro animo era questo, che ogni cittadino potesse godere della sua libertà con la giustizia sociale. E cioè, mi spiego, per me libertà e giustizia sociale costituiscono un binomio inscindibile. Non vi può essere vera libertà se non vi è anche giustizia sociale, ma tu non puoi avere vera giustizia sociale senza libertà.
Ebbene, è chiaro che questo concetto e questa nostra speranza non si è compiutamente avverrata. Per questa ragione vi sono ancora molti disoccupati, ad esempio oggi, e specialmente mi preoccupa la disoccupazione dei giovani, la prima disoccupazione, cioè la prima occupazione, che è quella dei giovani. Perché un giovane che è disoccupato non si può sentire un vero cittadino libero. Chi è schiavo del bisogno, non è vero, sarà sempre schiavo di qualcuno e quindi non sarà mai un cittadino libero. Se tu vuoi fare di un cittadino un vero cittadino libero, devi fare in modo che possa vivere dignitosamente del suo lavoro, non elemosinarlo, ma viverlo con fierezza e dignitosamente del suo lavoro, avere una casa confortevole dove possa trovare il riposo dopo la sua fatica di ogni giorno, poter coltivare la sua mente, poter studiare. Vi sono nella classe operaia, nella classe contadina, non è vero, dei giovani che hanno un'intelligenza naturale che gli ha dato madre natura, mentre invece nella classe borghese e in coloro che hanno denaro vi sono dei figli che sono dei cretini. Giovani che appartengono alle alte sfere, che sono figli di ricchi e che non hanno volontà di studiare, direi questo: tu il denaro che hai lascialo al figlio del contadino e dell'operaio che ha intelligenza, che ha voglia di studiare, e tu vattene via se non vuoi studiare, ma lascia il posto a chi invece ha questa intelligenza naturale, questa volontà. Ebbene, vi sono oggi, purtroppo in Italia, non soltanto in Italia, ma mal comune, mezzo gaudio non vale, vi sono anche nelle altre nazioni molta disoccupazione, e bisogna vincere questa disoccupazione. Vincere, vedi che non sono soddisfatto, io te lo dico, sono problemi che stanno anche dinanzi a me, alla mia coscienza, alla mia mente, soprattutto adesso che occupo la carica che io non volevo ma che me l'hanno fatta occupare, la devo tenere, credo di tenerla con una certa dignità. Qualche errore l'ho commesso, amico mio, ma chi è che non commette errori? Non ho mai commesso errori che abbiano potuto incidere su quelli che sono gli interessi del popolo italiano, e questa è la cosa essenziale. Bene, vedi, io stando, me ne accorgo anche a questa carica che vi sono dinanzi al popolo italiano molti problemi. Quanta gente, ad esempio, non ha ancora una casa? Quanta gente, ad esempio, non può curare se stesso e i suoi familiari perché non ne ha i mezzi? Perché chi ha denaro può mandare i suoi familiari nelle cliniche anche in Svizzera, se non li soddisfano le cliniche che ha in Italia. Ma il povero, colui che non ha mezzi, non può curare come vorrebbe se stesso o i suoi familiari. Vi sono, ti ripeto, molti che non hanno lavoro, oltre che non hanno una casa. Ebbene, tutti questi problemi devono essere risolti. Se finché non saranno risolti tutti questi problemi, le speranze che noi avevamo alla vigilia della lotta e che ci hanno accompagnato tutto il lungo cammino, queste speranze non saranno mai realizzate. Per essere realizzate bisogna che sia realizzata una vera giustizia sociale, che sia cioè applicata la Carta Costituzionale in tutti i suoi articoli. Questo non so, non ti ho soddisfatto. No, e no, vieni, dimmelo. Comunque, un fatto mi ha lasciato un po'... Dimmi, in dubbio. Cioè, oggi lei ricopre una carica, sì, cioè, che è il primo cittadino italiano. Purtroppo. Non è d'accordo, come diceva, di certe disuguaglianze che oggi esistono, no? Parlava appunto di borghesi, parlava di però gente che possiede. Però oggi lei rappresenta uno Stato dove purtroppo esistono gli eletti e i non eletti. Sì, ho capito quello che hai voluto dire, sì, ma io mi adopero, no? Cerco di adoperarmi. Non credere che il Presidente della Repubblica abbia molti poteri. Il Presidente della Repubblica no, non ha molti poteri. Il Presidente della Repubblica ha avuto un potere di nominare Presidente del Consiglio un marchigiano, e credo di aver fatto onore alle Marche nominando un marchigiano Presidente del Consiglio. Sì, sì, è un marchigiano molto valido, è un marchigiano.
e lo sono. No, io lo lascio. Ah, io sono qui pronto ad ascoltare, sono pronto ad ascoltare i vostri fischi, perché anch'io alla vostra età fischiavo. Perché io ricordo che è mio il motto, che avendo fischiato in un teatro, eccetera, una persona, io ho detto libero fischio in libero teatro. Ebbene, io sono stato fischiato a Padova, non è vero, da elementi dell'estrema sinistra. Un momento, sono stato fischiato a Padova. Io, Emilio, tu che ridi, io esaltavo la resistenza in quel momento, in quella piazza, no? E deprecavo che nel Portogallo avessero messo fuori legge un partito che corrisponde alla Democrazia Cristiana nostra e altri due partiti che corrispondono all'estrema sinistra nostra, no? Eppure sono stato fischiato proprio dai giovani che appartengono a questa estrema sinistra. Io ho detto voi, fischiando, fischiate anche voi stessi, ma ad ogni modo ho soggiunto subito questo: signori e signore, io sono per il libero fischio in libera piazza, quindi voi avete fischiato, ecco qui ad accettare i vostri fischi. Perfettamente, io sono qui, io sono socialista dalla nascita, si può dire, avevo 18 anni quando sono entrato nel Partito Socialista e difendo questa mia posizione come Presidente della Camera. Naturalmente non posso, della Repubblica, devo stare attenti perché non devo parteggiare né per questo né per quel partito, devo tenermi al di sopra, ma è chiaro che la mia fede socialista arde sempre nel mio animo. Bene, io conosco Forlani da tanti anni, è un marchigiano, non mi interessa che sia democristiano, io ho scelto l'uomo giusto al posto giusto e farà il suo dovere. Avete voglia voi a fischiare? E chi avreste indicato voi come Presidente della Repubblica, del governo? Chi? Chi ti avreste indicato? Terracini, il quale sarebbe stato mandato giù subito il giorno dopo. Io avrei dovuto ricominciare da capo le mie consultazioni. È troppo facile, è troppo facile, è troppo facile per tutti. Perché non venga a dire... A momenti no, grazie ancora che tu non mi abbia detto che avresti nominato Panella. Vogliamo essere un po' seri, vogliamo essere seri. Io devo essere coi piedi sulla madre terra, dovevo dar vita a un governo che potesse superare ogni crisi, che reggesse e che quindi cercasse e cerchi di risolvere i problemi che stanno dinanzi al popolo italiano. Io ho scelto un uomo che conosco da tanto tempo e sono proprio il più indicato io, in quanto sono socialista, non sono del suo partito. L'ho scelto a ragion veduta, pensandoci una notte, ragionando con me stesso, e la scelta per me è giusta. Se voi poi non la provate, peggio per voi. Tu volevi Terracini, voglio da dire a Terracini, sarei il primo a dirti, per carità, non fare una proposta di questo genere perché è una proposta oscena. Guarda che io stimo molto Terracini, sono stato in carcere con lui, no? Sono stato in carcere, voi che ci torni di nuovamente. Tu me lo dici sorridendo, quasi che io dovessi tornare in carcere con lui, ma sarebbe il primo a dire una follia, perché non può reggere e non potrebbe reggere come Presidente del Consiglio. Eccomi. Poi puoi dare anche... Ecco, no, devi pensare che prima avevo indicato un altro laico io, dovresti ricordarlo, un uomo al quale io ho lottato con lui a Roma, ho iniziato la lotta direi partigiana con lui, un uomo di una purezza di cuore eccezionale e di un forte ingegno, di una vasta cultura, Ugo La Malfa. E l'ho indicato io come Presidente del Consiglio. Non è riuscito a formare il governo, è venuto lui da me, non sono io che gli ho tolto l'incarico. Cos'è quest'altro aspersorio che tu tieni? Basta questo, no? Che cosa lo tiene lì questo? Non è colpa mia se lui è venuto a dirmi, non sono riuscito a formare il governo. E allora sono passato al socialista. Questo ti sa provare, semmai. A lui che ha detto Terracini e a tu che mi hai fatto l'altra domanda, ti sta, a coloro che hanno
ingiustamente fischiato quando io ho detto quale presidente del Consiglio avevo nominato. Questo ti sta a provare che quando io la volontà l'avevo di nominare un laico cosiddetto, la prima volta Ugo La Malva, la seconda volta un socialista Craxi, poi tutti e due mi sono venuti a dire non riusciamo a formare il governo, quindi in me vi era la volontà di nominare qualcuno che non fosse della Democrazia Cristiana ma che fosse un laico. Non ci siamo riusciti, non si è formato il governo. Doveva questa volta ancora ripetere questa prova, e no, sarebbe stato ridicolo. Io non avevo il diritto di far perdere tempo all'attività politica e quindi al popolo italiano che vuol vedere risolti i suoi problemi. Dovevo indicare quindi una persona che mi desse la certezza di poter formare il governo. Ho scelto bene. Tieni presente anche questo, perché Forlani non è stato mosso da... Non deve essere qui presente, deve essere andato via, no? Forlani non è stato mosso da ambizione personale, perché prima di sciogliere le Camere io ho chiamato Forlani per dargli l'incarico di accettare di fare il Presidente del Consiglio. Abbiamo discusso parecchio, poi si è preso una mezz'ora di riflessione, è tornato al Quirinale e dice no, non posso accettare. Quindi vedi che non l'ha mosso ambizione personale. Anche questa volta mi rincresce che sia presente. Io ho dovuto insistere più di un'ora e mezza con lui perché accettasse. Poi lui si è preso una giornata di riflessione, finalmente è venuto e mi ha detto accetto. E io sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Ha formato un governo, di questo governo fanno parte socialisti, fanno parte socialdemocratici, fanno parte democristiani e repubblicani. Ebbene, guarda, ti posso fare una confidenza. Non credere che la nomina di Forlani sia stata vista male anche dal Partito Comunista, tutt'altro, ti posso fare anche questa confidenza a te, Barbone. Okay, no, tu non c'hai la barba, ce l'hai la barba, come no? Piccolina, ma la fai crescere. Non è stata male. Lui è stato accolto dall'opinione pubblica bene, da tutta l'opinione pubblica è stata bene. Non è stata mossa nessuna critica alla scelta fatta da me di Forlani. È un uomo giusto che opererà giustamente, incontrerà degli ostacoli sul suo cammino. Ma chi è che non incontra? Tu incontri degli ostacoli come studente, no? E allora, vuoi che non li incontri lui questi ostacoli? Li saprà superare con la sua onestà, col suo ingegno e con la sua preparazione, sorretto da me. Io credo di aver fatto una scelta giusta nell'interesse del popolo italiano. E adesso non fischiate più, Vieni, vieni bene, anch'io l'ho indossata. Ma, vedi, tu indossi questa tuta soltanto un po' per snobismo. No. Sì, sincero. No. Belle signorine, io volevo dire questo, che io l'ho indossata, figlio di borghese, io forse ho pagato i peccati dei miei antenati, perché io l'ho indossata alla sua età, non perché si usa oggi questo, ma per lavorare, alzandomi alle 5 del mattino e portando, lavorando duramente. Ecco, è questo che vi volevo dire, che questa tuta mi ricorda il lavoro che io ho fatto in Francia dopo di aver fatto l'avvocato, dovendo fuggire dalla Francia, perché poi me la farai la domanda, combinata. Dopo aver fatto l'avvocato di famiglia ricca, io sono stato costretto per vivere onestamente a indossare questa tuta. Invece tu la usi oggi perché è la moda di usarla. Ti volevo dire questo. Come fa a dirlo? Come fa a dirlo che la usa soltanto perché è una moda? Come fa a dirlo che la usa soltanto perché è una moda? È la moda questa, appunto. È naturale, importante. E tu credi che io non sia la moda? Non ci studenti. Che sono vestita all'antica io. E guarda che c'ho gli stivaletti anche. Cosa vuoi dire? Scusa, è la moda. Se io adesso mi presentassi vestito così, tu mi diresti sei ridicolo perché a ciascuno la sua età. E io non posso alla mia età vestirmi così. Prescindendo dalla carica, figliola. Siamo d'accordo? Grazie. Dimmi.
le volevo fare una domanda, più di ordine generale. Sì. No? Lei converrà certamente con noi che la situazione in campo internazionale, la situazione politico-militare, sta raggiungendo dei livelli preoccupanti, sì, livelli di tensione soprattutto. Afghanistan, Bolivia, guerra Iran-Iraq. Ecco, Reagan promette il riarmo e Ustinov, il maresciallo Ustinov, promette che loro non saranno certamente a guardare. La Gorio in Italia chiede finanziamenti per l'esercito. Chiede per migliorare. Beh, comunque se voi l'avete la risposta, ho capito cosa vuoi. Faccio la domanda. Sì, quello che penso io. Ecco, io vorrei sapere da lei, in qualità di Presidente della Repubblica, sì, cosa pensa del disarmo unilaterale, progetto che l'Italia potrebbe e dovrebbe far suo, farsi carico, perché qualcuno inizi a fare un discorso più umanitario, non violento. Ecco, bene. Tu indubbiamente non devi aver sentito qualche... hai fatto bene, non è che te lo rimproveri, no? Io ho fatto già due, non li chiamo messaggi perché è troppo importante, è troppo pomposo la parola messaggio, no? Ma saluti e augurali della fine d'anno, io ne ho fatti due, ne farò un terzo adesso. Tu naturalmente non l'hai sentito perché sei andato con la tua amichetta e hai speso meglio il tuo tempo che ascoltare il mio messaggio. Se tu avessi ascoltato quel messaggio, io avresti sentito questo. E te lo dico in sintesi proprio. Io di quello che dico sono convintissimo. Si stanno riarmando le due superpotenze. Io sono stato in Cina e abbiamo rasentato il fronte di battaglia, no? Tra l'Iraq e l'Iran. E poi sono un po', sai, tengo contatto un po' col mondo internazionale. Io sono preoccupato della situazione nel mondo. Tieni presente anche questo, io l'ho detto e l'ho ripetuto nei due saluti augurali, l'ho detto anche di recente. Noi abbiamo la fame nel mondo. Nel 1979 sono morti per denutrizione 18 milioni di bambini nel mondo. Io ho detto allora e ripeto anche oggi che questa strage di innocenti pesa come una condanna sulla coscienza di tutti gli uomini di Stato e quindi anche sulla mia coscienza. E ho soggiunto questo. Oggi noi c'è il riarmo, è vero che le due potenze cercano di ridurre un po' le loro armi, quello del SALT 2 o quello del SALT 3. È vero che cercano di trovare degli accordi, ma vedi, vi è sempre un pericolo che una guerra può esplodere quando meno uno se l'aspetta, e cioè talvolta un piccolo incendio può dar vita a un più vasto incendio, quello dell'Iraq e dell'Iran è pericoloso, perché se la guerra va verso il Golfo Persico il conflitto potrebbe estendersi. Bene, io sono di questo parere, qui non ti parlo come Presidente della Repubblica ma come cittadino italiano, come uomo semplice che non ha nessuna responsabilità, e poi ti darò la parola, come che non ha nessuna responsabilità. Io sono del parere, sono sempre stato di questa convinzione, che le armi non sono mai arrugginite negli arsenali di guerra. Una volta che le armi sono state costruite, poi si sono usate, sempre, questa è la storia che lo sta a provare. Ora, se per dannata ipotesi fossero usate adesso le armi che sono negli arsenali di guerra dell'una e dell'altra potenza, è chiaro che non basta ridurle, perché basterebbe una decima parte, una cinquantesima parte di queste armi per far saltare la nostra umanità e far saltare il pianeta. Allora io dico, io sono per il disarmo totale ma controllato. Il disarmo totale, ma tutti devono disarmare, è controllato però, non è vero. E i soldi che si sperperano per costruire questi ordigni di guerra dovrebbero essere usati per combattere la fame nel mondo. Questo è il mio pensiero. Ti sei consolidato. No, tu stavi brontolando e mi devi fare la domanda. Pasquale, ma Pasquale chi è? È lui Pasquale. Sembra una conquista prenderci la
Dimmi. Ecco, io volevo rifarmi anche al discorso che lei faceva prima sulla libertà individuale, sì, e lei l'ha esposto molto bene. Ecco, io vorrei rifarmi a quello che, cioè la proposta del Movimento della Vita di un referendum abrogativo della legge dell'aborto. Ora, questa legge esistente era già in qualche maniera limitativa nei confronti della libertà della donna di procreare o meno, visto anche la decadenza di certi principi fondamentali, tipo la famiglia, queste cose qua. Ora, la proposta del Movimento della Vita è un'ulteriore privazione della libertà della donna. Ecco, io volevo, questo secondo me, secondo il mio punto di vista, io definisco in un certo senso queste forze reazionarie, perché limitano un passo avanti che era stato fatto con difficoltà, con mediazioni, e si ritorna indietro. Ecco, da lei se questa ecco è la piena mediazione. Sì, un momento, adesso tu puoi per me. Sì. Le donne sono fatte appunto per mettere un po' in trappola, no? Per stare attenti, l'uomo già che stia attento, preparano sempre le misure. Io ti devo, non posso completamente svestirmi della mia qualità di Presidente della Repubblica, tu lo capisci, sì, perdona. Perché, no, domanda, perdona, perché ma ti do, libertà, sì, ma appunto, ma perché vedi, qui ci sono delle orecchie che ascoltano, ci sono dei giornalisti, domani mi vedo a caratteri di scatola, travisato il mio pensiero e io mi trovo nei guai, già qualche volta mi sono trovato nei guai. E sai che se tu mi ci vuoi mettere ancora, no, via, tu hai un volto chiaro e onesto, credo anch'io, non lo giovane come te, ma questa non è colpa mia, è di più madre natura. Io dico questo adesso, quello che ti posso. C'è una legge oggi che regola Eva. Per me, come Presidente della Repubblica, posso dire soltanto una cosa: sia applicata questa legge che è in vigore. Non posso dire. Non l'hai già fatta una domanda? No? Non l'hai già fatta? È un altro che ti assomiglia, sei tu. Presidente, anzitutto vorrei fare una precisazione a titolo personale, che lei qui è ben accetto non perché ha le stigmate sulle mani, ma anche perché non ha le mani macchiate di petrolio, quindi penso che questa sia una considerazione, perché un galantuomo, quindi tra galantuomi ci voleva questa precisazione. Poi la seconda domanda, che non c'è di Napoli. No, io sono di Taranto. Di Taranto, sì, come si mangia capesce. La domanda che le volevo fare era questa. Dice, non so se lei ha visto la nostra mostra, noi non perdiamo mai la fantasia. Comunque, tra i tanti cartelli c'era una vignetta. E c'erano Riga da una parte e Brezhnev dall'altra. Al centro c'era lei con il calmo della pace. Sì, c'era proprio lei, proprio perché noi ci crediamo in questa intenzione, in questa buona volontà. Però ecco, pensiamo una cosa, non vorremmo che questo restasse nella fantasia del nostro vignettista. Dico questo dicendo che finora non ci sembra che l'indipendenza nazionale, pensi fosse Garibaldi, si porterebbe nella tomba per le cose che succedono da qualche tempo a questa parte. Dico, l'indipendenza nazionale non sia tanto sentita nel nostro paese. Non è, cioè, e ripeto, il discorso è questo, che a mio avviso finora politica estera da parte dell'Italia, sempre anche nell'ambito delle alleanze, non abbiamo visto. La seconda cosa, ancora più impertinente, Presidente Bertini, è questa. Lei è qui, è come il Papa. Lei, e lo dico in senso ironico, perché i giornali in prima pagina portano sempre il Presidente Bertini. E quindi la sua figura, in un certo senso, ha riportato un certo dinamismo nella figura del Presidente della Repubblica, che non è più un notaio, dicono i giornalisti. Cioè, il mio pensiero è questo. Io sono convinto che qui, tra la difesa delle istituzioni, in parte è fatta anche dalla figura di questo Presidente della Repubblica, a parte del Movimento dei Lavoratori. Però dico questo, secondo me può diventare molto pericolosa questa figura, perché può incoraggiare, oggi che si parla tanto di revisioni istituzionali, a alcuni che portano avanti un discorso di presidenzialismo che basta. Benissimo. Prima di tutto, due domande mai fatto: presidenzialismo e indipendenza nazionale. Guarda, per l'indipendenza nazionale io sono da anni, nei primi tempi naturalmente io mi sono battuto contro il Patto Atlantico, eccetera, no? Io devo constatare una cosa però. Se c'è uno che segue la politica estera sono io, dato il posto che occupo. Per quale ragione? Perché ricevo sempre rappresentanti delle altre nazioni,
Poi ho fatto dei viaggi all'estero, no? Ne ho fatto uno in Germania, l'altro in Jugoslavia, un altro in Algeria, un altro in Spagna, l'ultimo in Cina. Adesso andrò in Grecia, il prossimo anno andrò nelle repubbliche americane dove c'è ancora della democrazia, come il Messico, Colombia, Costa Rica e il Venezuela. Bene, questa che tu ci credo o no, figliolo, io non posso, non è vero, importi di accettare quello che io so e quello che a me ti do la mia risposta, che tu sei anche pronto, padrone, di respingere. Ma guarda che la nostra nazione, il nostro governo sta facendo una politica internazionale indipendente. Sta facendo, è vero che noi, il nostro governo, prende il nostro ministro degli esteri, il presidente del Consiglio, prendono contatti con le potenze, con l'America, con gli Stati Uniti d'America, con siamo nella unità europea, nel mercato comune europeo, nell'unità europea, e quindi con le potenze, con le nazioni dell'Europa occidentale. È altrettanto vero però, il ministro degli esteri è partito, mi pare, stamani o domani, stamattina è partito, è venuto da me, andrà in Polonia e andrà in Unione Sovietica. Non è vero. E questo sta a dimostrare che non è vero che noi teniamo per una parte sola e siamo per una parte sola. Il nostro governo si sta adoperando per cercare la vera distinzione, per cercare di vedere, di mettere d'accordo gli uni con gli altri, ma ha dimostrato una grande indipendenza in politica estera. L'altra domanda che tu puoi darsi, non sei d'accordo, figliolo, come devo fare? Naturalmente, l'ho detto prima io, è inutile che tu me lo ripeta, senti, ci mancherebbe altro, io mi sono battuto per la libertà, ci ho consumato 15 anni di giovinezza in galera e sai, 15 anni di giovinezza bruciati così, ne senti sempre la mare in bocca, tu la giovinezza te la stai godendo, protesti, ma la giovinezza te la stai godendo e se oggi tu hai il diritto di alzarti, di fare le tue obiezioni, di protestare dinanzi al Presidente della Repubblica che ti ascolta con tanta fraternità, lo devi anche a questi uomini dai capelli bianchi che si sono battuti per la tua libertà e per la libertà di tutti noi. No, fermati, devo rispondere all'altra domanda che tu mi hai fatto. Sei d'accordo? L'altra domanda? Presidenzialismo. È la storia del presidenzialismo, sì. Io sono stato accusato qualche volta di presidenzialismo, non so più che cosa fare, no? Ebbene, è così, no figliolo, perdona, quando tu dici Papa Wojtyla, guarda che io non sono un credente, no? Io non sono un credente, però io sono un amico del Papa, è lui che ci siamo conosciuti sul terreno umano, lui sa che io non sono credente e non ha mai influito su questo mio di non essere credente, sulla mia coscienza, siamo diventati amici, io rispetto lui perché è un uomo che deve essere rispettato, è un uomo molto umano e su questo terreno umano noi ci siamo incontrati. Tu dici Papa Wojtyla, quindi si può creare questa idea di presidenzialismo. Sì, io per esempio ho compiuto qualche atto talvolta che ha suscitato polemiche. Io te lo posso citare, nessuno me lo impedisce di citarlo, neppure il mio modo di credere. Quello per esempio quando sono intervenuto sui controllori di volo, no? Io sono stato accusato di presidenzialismo. Pertini vuol fare del presidenzialismo, se c'è uno che per il suo passato, per il suo modo di sentire, per la sua coscienza è l'antitesi del presidenzialismo, sono proprio io, tant'è vero che io desidero la Repubblica parlamentare come c'è oggi, non sarei per una Repubblica presidenziale, perché la Repubblica presidenziale è vicina alla dittatura, è a un passo dalla dittatura, quindi io sono contro ogni forma di presidenzialismo. Quando la gente si stringe intorno a me io ne provo gioia, ma nello stesso tempo anche preoccupazione, mi devi credere quando vado in giro, perché dico questa gente crede che io possa fare dei miracoli, ma io miracoli non ne posso fare, santo Dio. E il coso ha tramutato
l'acqua in vino di Gesù, e qui invece ci sono gli osti che tramutano il vino in acqua, non è vero? È un po' diverso, eh? Il petrolio è quello che vuoi, tu ce l'hai col petrolio, anche il petrolio. Ma questo del presidenzialismo è lontano dalla mia natura, dal mio modo di pensare, dal mio passato e dal mio modo di sentire. Cosa volevi tu? Ma tu me l'hai già fatta una domanda, è lui il barbone che me l'ha fatta, poi dopo me la fai, poi vieni, vieni, va. E dice da allora ma rinuncia al mangiare. Io non ho preparato una domanda specifica, cioè vorrei fare alcune considerazioni su questo incontro che abbiamo, no? Naturalmente lei rappresenta il capo dello Stato, no. È un fatto significativo che sia qui presente, che sia che noi stiamo ad ascoltarlo. È un fatto significativo anche che qualcuno di noi altri, per accoglierlo, avevo proposto una frase: Pertini non ti amiamo ma ci sei simpatico. In pratica lei rappresenta un uomo nuovo nella storia italiana rispetto al passato. Altri presidenti della Repubblica, lasciami stare. No, altri presidenti della Repubblica, dico, questo l'abbiamo anche detto, non li avremmo fatto entrare qui dentro, non è. Il punto è questo: lei riesce dove va ad avere questo consenso, questa popolarità? Sì. Secondo me proprio per un fatto, perché ha il coraggio e la lealtà di dire le cose veramente come stanno, in pratica di non creare aspettative nella gente. Sì. E questo è proprio il punto fondamentale della crisi dello Stato, della crisi nostra che viviamo quotidianamente. Adesso riboccia. Adesso io sarò bocciato dal... Mi boccerà. Ma tu hai detto, vedi, dimmi. Crisi, ripeto, quindi aspettative che non vengono mantenute. In pratica molti dicono, abbiamo delle leggi che sono a livello superiore rispetto ad altre nazioni, però di fatto queste leggi non vengono rispettate, però di fatto dico, le aspettative non vengono mantenute, le responsabilità non vengono prese in prima persona. Dico, a questo punto non bastano solo i fari. Sì, cioè, non bastano solo io le parole, per quanto c'è bisogno di fare. Mi rincresce quella parola d'ordine che mi ha detto che circola qui. Pertini, non t'amiamo ma ti rispettiamo. No. Ci sei simpatico. Ci sei simpatico? Ma... Sai, se tu hai una ragazza che ti dice tu mi sei simpatico ma non ti voglio bene, tu la mandi a quel paese, quella ragazza. No? Non mi pare che si conciliano le due cose. È una parola d'ordine non felice, potevate trovarne questo. No, Pertini, non so, noi ti amiamo ma ci hai delusi. Noi ti amiamo... ma altre frasi, ma questa non va, è una frase di una parola d'ordine che degli studenti dalla fervida fantasia ne avrebbero potuto coniare un'altra un po' più felice. Per quanto dici quello, ma sì, le delusioni o altro delle aspettative, ma quello, nella mia vita, quante delusioni io ho dovuto subire dalla mia adolescenza in poi? Ma guai se mi fossi arreso. Io non mi sono arreso, ho continuato la mia lotta e ho continuato a combattere, ho continuato la mia strada. E per Bacco, giovanotto, quando io ero all'ergastolo di Santo Stefano, io pensavo di lasciarci la vita, c'ero col compagno Terracini, Barbone, dov'è quello che ha detto, all'ergastolo di Santo Stefano. Eppure, vedi, io sono sempre stato del parere di un uomo che ho conosciuto, che per me è stato degli uomini politici quello dal più forte ingegno e dal cuore purissimo, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci io ho conosciuto al carcere di Turi, ho conosciuto al carcere di Turi di Bari, ci siamo stati insieme carcerati. Ebbene, Gramsci bramava dire questo: la mia ragione è pessimista, ma la mia volontà è ottimista. Cioè, anche noi allora non credevamo mica di uscire dalla galera. Noi pensavamo di morire in carcere, e Gramsci è morto in carcere. Io anch'io ero malato, pensavo, una notte mi sono raccolto sotto le coperte e ho detto, per me è finita. E forse... Beh, nonostante questo noi continuavamo a batterci. Perché? Ma perché noi credevamo nel domani. E domani siete voi che lo rappresentate, sì, anch'io, ma non credere che io non abbia delle delusioni nel mio animo.
anche nel mio animo ci sono delusioni che sono forse più forti e più numerose delle tue. Nonostante questo io continuo a battermi per cercare che siano realizzati i problemi che vi stanno a cuore. Di questo ti devi accontentare. E fai togliere quella parola d'ordine, chi è che l'ha coniata? Falla strappare. Pertini, non t'amiamo, ma ci sei simpatico. Simpatico per che cosa? Perché ho i capelli bianchi. Perché che cosa? Simpatico per quello che lei ha fatto, per questo Stato. E non mi ami. È una differenza fondamentale tra l'amore e la simpatia. Sì, ma tra l'amore e la simpatia. No, momento. Se perlomeno l'amicizia la devi dare, se uno ti è... Se tutte le persone fossero oneste, avessero il coraggio di assumersi le responsabilità, sì, come lei, di avere il coraggio, sì, della chiarezza, e di rispettare o di non creare le aspettative, allora in quel caso direi Pertini ti amiamo e ci sei. Ebbene, io quando è che ti ho deluso su questo terreno, buon Dio? Ma quando è che ti ho deluso? Dimmene un caso solo. No, rettore, sono ribelle, non vengo. La frase alla persona Pertini come rappresentante. Ma io non mi disgiungo da rappresentante, non mi posso disgiungere. Io credo di aver fatto il mio dovere sino adesso come Presidente della Repubblica. Posso aver commesso qualche errore, ma non ha inciso sulla vita della nazione. Semmai sono io che ho pagato di persona con le critiche che mi sono state lanciate dagli avversari. Ma nonostante questo non ho commesso, no, non va a questa parola d'ordine, che l'hai coniata tu questo re. Sei tu, lui, bel barbone, mi rincresce, hai la barba, ma hai coniato una parola d'ordine che non va, cancellala, fammi il favore, dimmi. Sì, ha ragione, no? Hai ragione, l'ogione, poverina. Dimmi. Lei più volte in passato ha affermato che il terrorismo viene manovrato dall'esterno. Ecco, sì, ti spiego adesso. Precisamente. No, guarda, non è che sia una mia convinzione, devo spiegartelo. Cioè, e lo ripeto anche qui, è una mia opinione personale, e cioè è una mia sensazione che il terrorismo che si è scatenato in Italia, la matrice non sia in Italia, cioè la centrale non sia in Italia, ma sia all'estero. Se tu mi chiedi, ma come mai ti sei fatta questa idea che la centrale sia all'estero? Anche perché per la vita cospirativa, l'abbiamo imparato della vita cospirativa contro il fascismo. Quando noi mandavamo degli emissari in Italia, no? Ma questi emissari non venivano da Milano, da Torino, lì non c'era la centrale era a Parigi. Era di lì che venivano inviati gli antifascisti in Italia contro il fascismo. Perché se la centrale fosse già in Italia, a quest'ora, con tutti i covi che hanno scoperto, sarebbero venuti a capo. Perché io mi sono fatto questa idea, figliola? Guarda che è soltanto una mia opinione personale, per carità. Qui non c'entra il Presidente della Repubblica, perché tu lo capisci, che se io avessi la certezza dove si trova la centrale del terrorismo, ma io non te l'avrei detto né a te, ad altri, l'avrei detto a chi? Di dovere, perché andasse laggiù e mettesse le mani su questa centrale. Ma come sono arrivato e come arriva questa mia considerazione? Per questo. Fai la considerazione, dov'è che si è scatenato in modo violento il terrorismo? In due nazioni, in Turchia e in Italia. Perché in Turchia? In Turchia è l'avamposto dell'Alleanza Atlantica, sono 600 km di frontiera con l'Unione Sovietica. Tu sai che laggiù in Turchia venivano, ancora oggi, venivano uccisi centinaia di cittadini il giorno, non 10 o 12 ogni mese, ma centinaia al giorno. Perché rappresenta? Come mai si è scatenato, a mio avviso, il terrorismo qui in Italia? A me non interessano le sigle dei terroristi, Brigate Rosse, Prima Linea o altro, perché queste possono essere sigle anche fasulle, messe per disorientare coloro che devono cercare il bandolo della matassa. Tieni presente la posizione geografica e quindi strategica dell'Italia.
L'Italia è un ponte che unisce l'Europa all'Africa e al Medio Oriente. Se saltasse questo ponte democratico, non solo questo turberebbe il bacino del Mediterraneo, ma turberebbe la pace nel mondo. Ecco perché, a mio avviso, è stata presa di mira soprattutto l'Italia. Un giorno, può darsi che io mi sbagli, può darsi che un giorno invece la matrice tu la trovi qui a Urbino e mi dici ti sei sbagliato per dirmi. Era proprio a Urbino dove se tu sei andato a visitare le opere d'arte che hai visitato e ti hanno estasiato, lì c'era la matrice. Ma sarebbe una cosa assurda, io parlo per assurdo. Io, per conto mio, la centrale non si trova in Italia. Vi sono arrivato attraverso questo mio ragionamento personale. Le armi che si adoperano in generale sono tutte armi straniere, figliola, non sono armi italiane. E quindi ci sono molti denari, ma è vero che parecchi di questi denari vengono da rapimenti. È altrettanto vero che sono troppi questi denari che si spendono. Da dov'è che vengono questi denari? Sono tutti interrogativi che io mi sono posto e che quindi sono arrivato io, ma nel mio intimo, come ipotesi, non come direi certezza, come ipotesi che la centrale del terrorismo sia l'estero. Non so se ho soddisfatto alla tua domanda. Così così. Sì, vieni avanti, è che io non sono mica un terrorista. No, no, volevo chiederle, si sta dibattendo molto il problema dei pentiti. Sì. Facciamo un carcere per i pentiti, li mandiamo all'estero, cerchiamo in qualche modo di salvare, si dice, una fetta d'Italia, quella fetta a cui si riferiva lei prima. Lei che cosa pensa? Pensa che, non so, il tipo di carceri, mi riferisco alle carceri speciali, sì, sì, a tutto questo problema qui, possa in qualche modo, lei crede, io non ci credo, crede che possa risolvere in qualche modo il problema del terrorismo, perlomeno parzialmente il fatto di scatolare queste persone? No, questi che sì. E soprattutto sui pentiti. Ecco, io ti parlo dei pentiti. Se un terrorista, siediti perché tu stai bene seduto, io se mi seguo come te poi ci vuole mezz'ora per tirarmi su. Questi pentiti, va bene, noi ce ne serviamo, io mi rallegro che parlino, perché io verso il terrorismo non ho nessuna simpatia politica come può averla qualche giovane, e qualche giovane se ha simpatie terroristiche per il terrorismo vuol dire che non crede al suo domani, vuol dire che preferisce vedere tramontare tutte le sue speranze su questo punto. Io il terrorismo lo considero una criminalità comune da combattere senza tregua, senza speranza. Guarda, io sono stato uno di quelli che quando hanno preso Moro, al quale ero legato da fraterna amicizia, sono stato uno di quelli che ha detto, contrariamente a quello che ha detto la direzione del mio partito, che non dovevamo cedere, non si deve cedere dinanzi al terrorismo. Ti posso fare una confidenza, lo sanno ormai tutti. Mia moglie, guarda che io non ho mica una moglie della mia età, che peccato, tu mi guardi quasi come fossi colpevole, perché dovevo prenderla dalla mia età con tutto quello che ho sofferto? Svegliarmi al mattino con una donna vicino della mia età così, ci mancherebbe altro. A 25 anni era partigiana con me, poi è diventata mia moglie, a 25 anni meno di me, e quindi mi trovo una donna ancora giovane e questo mi fa apparire la vita ancora bella e serena. Bene, io gli ho lasciato a mia moglie un biglietto che lei, e ce l'ha anche il mio segretario generale che è qui dietro di me, persona onestissima, ex partigiano anche lui, che è il dottor Macanico, è qui dietro di me, che adesso lui trema. Sai perché sta tremando? Sono lì, sai perché tremano? E lo sai perché il rettore poi è venuto per prenderli? Hanno paura che io mi lasci andare nelle risposte e dice, adesso si stanca, chissà dice qualche cosa che non dovrebbe. E già dice qualche cosa che non dovrebbe dire e ci mette nei guai quest'uomo, perché io sono contro il protocollo, capisci? Te ne sei accorto, no? Te la sa stare? Io sono contro il protocollo. Ma vedi, io ho lasciato un biglietto a lui, che gli voglio bene come un mio fratello minore, onestissimo, pieno di intelligenza, ex partigiano, non è vero, e mi ho lasciato il biglietto che ho lasciato a mia moglie, che nel caso che io fossi sequestrato non devono cedere, nessuno deve cedere
devono lasciarmi solo quei terroristi, me la vedrò io con loro, con la mia coscienza e con la mia fede. E questo dovrebbe, mia moglie mi ha assicurato, sono sicuro perché è una ex partigiana, mi ha detto: inutile che tu me lo faccia giurare, stai certo che io vincerò la mia disperazione, ma io darò alla stampa immediatamente questa tua dichiarazione. I terroristi quindi, io, devono essere combattuti senza pietà. Ve ne è qualcheduno che parla, vanno parlando, e poi ti dirò, ricordami questo, che io ti voglio fare una considerazione su costoro che parlano, che ti devono aprire gli occhi. Se parlano, è chiaro che noi dobbiamo sfruttare queste loro confidenze. Ed è chiaro che coloro che hanno parlato hanno fatto scoprire dei covi di terroristi e hanno fatto scoprire hanno stroncato degli attentati che erano in corso, quindi hanno giovato questi. Però io, vedi, non sono di coloro che dicono ai terroristi pentiti diamo un'amnistia e li mandiamo in libertà. No, al terrorista pentito, come questo accade anche nei reati comuni, che accade che quando il detenuto agevola la giustizia, il giudice ne prende atto e ne prende considerazione nel misurare. Vedi che ha già fatto due passi avanti il mio segretario generale, perché ho una grande paura, gli ho tolto l'appetito. Ora è chiaro che noi dobbiamo al terrorista pentito, dovremo dargli, la legge dovrà essere clemente. Se invece di dargli 20 anni gliene dai 10, guarda che l'hai già messo a posto. Ma vada, io ti voglio fare per i giovani, qualche giovane, no, che guarda ai terroristi con una certa nascosta simpatia, sono loro che preparano il domani, sono loro che scardinano questa società e ne vogliono una migliore. Guarda, non sono uomini di fede, perché un uomo di fede non parla mai. Noi eravamo in carcere e i comunisti, che erano i più numerosi in carcere, bisogna dargli atto, erano operai e contadini in generale, non erano soltanto i Terracini e i Gramsci, erano operai e contadini. Ebbene, loro avevano costituito un reparto cosiddetto M, che è l'iniziale della parola di Cambronne, avete capito, no? Ecco, è inutile che la dica. Bene, mettevano coloro che facevano domanda di grazia. In tutta la mia vita, in 15 anni, uno solo ne ho incontrato, che era messo in disparte, che per debolezza aveva fatto domanda di grazia perché si trovava la sua famiglia in una situazione tragica. Non ne ho mai visto nessun altro. Un uomo di fede non parla mai, quindi costoro non hanno una fede, costoro sono manovrati da criminali che vogliono far saltare la democrazia in Italia. E allora voi giovani e noi anziani dobbiamo combatterli con tutte le nostre forze. Le donne, e volete essere un po' cavalli? Sì. E voi cadermi, accidenti, e c'è il paletò, fa un caldo del diavolo. Stai arrivando, ti pare. Ma no, non fanno cadere sul soprattutto, non voglio essere sole. Poi, no, volevo fare una domanda, cioè, prima volevo chiarire una cosa con Forlani. Cioè, io... No, con Forlani non ce lo so. No, volevo fare una piccola precisazione. Io ho fischiato personalmente, sì, però non Forlani. Cioè, volevo chiarire questa cosa. Ah. Io ho fischiato quella parte della democrazia cristiana che lui purtroppo è costretto a rappresentare, tipo Crociani, Leone e gente là. Non volevo farle una domanda di politica, perché quando pare tutti quanti gliel'hanno fatta. E che me la fai adesso? Che la faccio un po'. Sulle belle donne. Magari. Potessi. Sicuro, darei la mia presidenza. Ci sarei personalmente, perché io come donne non so. Come, non ci sai che fare? No! Sciacola. Ti moralizzi veramente. No, volevo chiedere questo. I maligni dicono che lei si allergico ai fiori, soprattutto alle rose.
come l'ha preso il cambiamento? Allergico. I maligni lo dicono. Allergico. Cioè, come l'ha preso il cambiamento del suo simbolo, cioè, con il fatto del garofalo? Perché se non lo devi chiedere a me. Prima di tutto no, che io sia allergico ai fiori no. Tu hai voluto fare dello spirito ma hai sbagliato. Cioè, perché no, perdona, io sono, figurati, mi ricordo ero piccolo con mia madre, amante dei fiori, avevamo un bel giardino pure, che io vado sul mio balcone di casa mia, quando io anche ero confinato, che io avevo una camera tutta balcone dei fiori. Quella del garofano non è una domanda che devi fare a me, la devi fare a Craxi.